Se noi ci mettiamo tutto quello che abbiamo nelle gambe, abbiamo nel cuore per cercare di vincere. In due o tre occasioni siamo stati poco cattivi. Abbiamo avuto la forza di reagire a un rigore inesistente, credo. Ripeto, non è semplice giocare con squadre che stanno in 11 a difendere. All'ultimo assalto il Frosinone batte la Paganese e conquista la terza vittoria consecutiva. Giallazzurri al secondo posto della classifica del girone B del campionato di prima divisione, kick-off puntata numero 6. Buonasera a tutti, buonasera Fernando. Buonasera Angelo, buonasera a tutti voi. Ospiti importanti anche questa sera, Davide Bertoncini, difensore del Frosinone. Davide, buonasera, benvenuto a kick-off. Buonasera, buonasera a tutti. Gabriele Margani, collega di attuttapagina.it, che torna a trovarci. Gabriele, bentornato. Sì, buonasera, ospite importante ovviamente solo Davide Bertoncini, è chiaro. Assolutamente no. Fernando, Twitter, Facebook, ci sono già messaggi, vai. Sì, ci è arrivato un messaggio su Twitter dove potete scriverci al nostro indirizzo @kickoffextratv, messaggio che arriva dall'Inghilterra, al nostro amico Giorgio che ormai ci segue tutti i lunedì, febbrile attesa da Manchester per la diretta via streaming. Potete però scriverci anche su Facebook perché c'è la pagina di Kickoff anche su Facebook, quindi... Come ogni volta, per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda volete fare ai nostri ospiti, siamo qui con questi. Si è già bloccata la pagina di Facebook. Sì, intanto sto facendo l'accesso, dammi te. Succede, queste cose succedono in diretta. Davide, Frosinone Paganese, eri in tribuna, partita complicata, dalla tribuna ma anche dal campo. Sì, no, io penso che sia stata una partita difficile perché loro si sono chiusi indietro, poi noi... Siamo partiti bene, con il rigore su Sodimo, una grande giocata. Poi abbiamo preso il gol e abbiamo faticato a ritrovare il vantaggio. Ci sta, nel senso, questo è il calcio. L'importante era avere la vittoria, quindi abbiamo preso i tre punti e prendiamo ciò che di buono c'è stato. Su un buon ritmo, insomma, perché terza vittoria consecutiva per il Frosinone, quarta in stagione. Gabriele, rapido, ti è piaciuto il Frosinone ieri? A dir la verità no, purtroppo no. Ho scritto, Angelo, insomma, l'opinione un po' in sala stampa era questa. Diventa difficile commentare in questo momento lo stato, diciamo, la situazione del Frosinone, perché a guardare la classifica, a guardare i risultati, insomma, quella di ieri era la terza vittoria consecutiva, la quarta in sei partite di campionato, secondo posto in classifica, le dirette concorrenti per la corsa alla Serie B sono tutte dietro, tutte quante. Perché il Pontedera non la consideri ancora assolutamente non credo, okay. Insomma, mi sembra un po' il Pergocrema di due anni fa che fece sei vittorie consecutive. Non il Trapani? Il Trapani che poi ebbe un calo anche sì. Il Trapani l'anno scorso, insomma, alla fine perse il primo posto, però mi sembra una squadra che alla lunga destinata a calare, insomma, guardo Benevento, guardo Salernitana, Perugia Pisa anche scavalcata lo stesso ieri. Lecce, insomma, che continua ad occupare l'ultimo posto in classifica. Detto questo, però, guardando le prestazioni, abbiamo detto quattro vittorie in sei partite. Le quattro vittorie, purtroppo, nessuna delle quattro è stata convincente, perché comunque contro Ascoli, Barletta, Nocerina e Paganese, insomma, c'è stato più di qualche problema. Mi auguro che da qui in avanti, insomma, Stellone riesca a trovare la quadratura del cerchio anche a livello tattico, perché insomma ha spesso cambiato schema, ha cambiato assetto. Parleremo del modulo tattico del Frosinone. Sì, dopodiché avevi detto breve, io invece mi sto prolungando. Non fa niente, vai, qui sei di casa Gabriele, puoi fare quello che vuoi, vai tranquillo. Scherzi a parte, vediamo quello che è successo ieri in Frosinone Paganese. 90 minuti del Matusa, in 90 secondi la clip di Leonardo Bianchi. È lo stadio Matusa, la sesta giornata del campionato di prima divisione. È Frosinone Paganese. Kick-off, si parte, perfetto, da parte di Panariello. Poi errore della difesa della Paganese, prova a partire Curiale. Duello con Pepe, Soddimo lo punta, gran numero di Soddimo. Entra in area Soddimo, finisce giù, calcio di rigore per il Frosinone. Vaffrara con il destro. Palla imparabile per Svetkauskas. Il Frosinone blocca il parziale, no, da ripetere. Vaffrara con il destro e il Frosinone in vantaggio. Alessandro Frara. Occhio al Frosinone con Curiale che va da Soddimo, solo davanti al portiere. Soddimo rientra sul destro, Soddimo calcia. Occhio a William che calcia. Arriva il pareggio della Paganese.
con William, un gran gol da Soddimo che può sfidare Meola. Ancora Soddimo, una finta, la mette in mezzo per Curiani di testa. Gucar per Soddimo, sbaglia il controllo Soddimo. Aurelio in area di rigore, Ferrotta, Aurelio, il duello. Aurelio, la palla buona. Curiale, ottima giocata, Curiale, Curiale! Blanchard, fa il pallone dentro, la tocca Frara! Il gol del Frosinone, il gol del Frosinone! C'è anche Svetkauskas, il portiere in area di rigore. Pallone dentro, Curiale allontana. Poi la conclusione di Raggi, palla sul fondo. È finita il Matusa! Il Frosinone batte 2-1 la Paganese e conquista 3 punti d'oro. Tre punti d'oro, così il Frosinone ha battuto 2-1 ieri al Matusa la Paganese. Frosinone, Davide, che prende gol al primo tiro in porta, forse l'unico spesso. Sfortuna, casualità? No, vabbè, sono episodi, nel senso. Purtroppo quando si prende gol molto spesso c'è sempre l'errore di qualcuno, della squadra. Ci sta, nel senso, giocano anche loro, quindi l'importante poi è riprendersi e ricominciare ad attaccare e giocare più forti di prima. Come il Frosinone ha fatto ieri. Gabriele, più cattivi sotto porta, continua a ripetere Sterlone, l'ha detto anche il presidente Stirpe, è quello il male maggiore del Frosinone di oggi? Cioè costruisce tanto, sì, ma alla fine segna poco. Sì, non è solo quello però, Angelo, secondo me. Insomma, io ieri ho visto una squadra troppo lunga, una squadra nella quale tra il reparto di centrocampo, diciamo i due di centrocampo, Gucar e Frara, e i quattro attaccanti, i quattro giocatori d'attacco, diciamo così, c'erano sempre almeno 30 metri, insomma, troppi, soprattutto nel secondo tempo quando il Frosinone inseguiva il gol del vantaggio, insomma, il gol che lo riportasse in vantaggio. Un male, quindi, pensi l'inferiorità numerica in mezzo? Ma io credo, insomma, che a quel punto Stellone doveva mettere mano un po' alla disposizione della sua squadra. Nel momento in cui ha visto che i quattro giocatori d'attacco restavano, tra l'altro erano in linea, quindi era una specie di 4-2-4, restavano, cioè non superavano la linea di tre quarti, non rientravano mai, neppure quando il pallone ce l'aveva la Paganese ed attaccava, in quel momento doveva rivedere qualcosa, perché poi diventava molto complicato. Tant'è vero, insomma, Gucar ha chiesto il cambio, Frara, immagino che ha finito la partita, che abbia finito la partita con poche energie fisiche, per cui insomma credo che quello sia stato il vero problema della partita di ieri. Problema, Gabriele, quindi di scelte o di modulo tattico soprattutto? Un po' di entrambe le cose, ci metto dentro anche l'atteggiamento dei giocatori, perché insomma alla fine ok, l'allenatore può anche dirti giochiamo in questo modo, però devi essere anche tu giocatore, tu calciatore che sei in campo, di farti carico, insomma, di prenderti la responsabilità e vedere se le cose non vanno bene e come trovare una soluzione. Insomma, le punte sono state servite poco e male, ma proprio per colpa di questo allungamento della squadra che ha rischiato di far pareggiare una partita che sulla carta, insomma, doveva essere scritta. Davide, Frosinone ha giocato tutto il secondo tempo in avanti, anche gran parte del primo tempo, squadra la Paganese arroccata dietro, un po' come era successo con l'Ascoli subito dopo il loro vantaggio, il tuo pareggio, un po' come era successo anche a Catanzaro nel secondo tempo. È difficile poi giocare con squadre che giocano tutte dietro la linea del pallone, diventa complicato. Beh, sì, chiaramente è più difficile perché ti ritrovi bene o male a fare sempre dei lanci sulle punte sperando una spizzata, una... Quindi anche far gol. Spesso poi siete voi due centrali, insomma, a fare il lancio, visto che sì, vabbè, o terzini, comunque dal reparto difensivo si tende a lanciare sulle due punte, date comunque le punte che abbiamo, sia Ciofani, Curiale e gli altri, sono ben messi fisicamente, quindi si spera sempre in una ribattuta, in un gol in questo modo. Però voglio dire, noi comunque si cerca sempre di giocare con partendo anche da dietro. Come ripeto, quando si incontrano queste squadre risulta difficile.
Stiamo vedendo intanto le immagini della gara vinta ieri dal Frosinone. Mi fate rivedere il gol del 2-1, il gol che poi è risultato decisivo, perché nessuno in tribuna, Gabriele, chiedo conferma, ha capito chi ha fatto il gol del 2-1 del Frosinone. C'era stato un tocco di Frara, poi forse un tocco di Ciofani. Alla fine le immagini danno autogol chiaro a De Sena. Chiedo alla regia di mandare il gol del 2-1. Eccolo qui, il cross di Blanchard. C'è il colpo di testa limpido, insomma, di De Sena, attaccante della Paganese, che ha sbagliato porta. Insomma, è andato bene al Frosinone. Vediamo cosa ha detto Roberto Stellone nel post partita, l'analisi del tecnico del Frosinone, Roberto Stellone, subito dopo il finale di Frosinone Paganese. Roberto Stellone. Sì, sofferta, ci siamo complicati un po' la vita da soli, perché dopo il buon inizio, diciamo, dopo il vantaggio potevamo subito andare sul 2-0 e in due o tre occasioni siamo stati poco cattivi, come ci capita spesso alla prima occasione degli avversari ci fanno gol, e poi sappiamo che comunque non è facile giocare contro 11 giocatori dietro la linea della palla. Lo dimostra il fatto che non hanno fatto più un tiro in porta dopo il gol, e che per noi sicuramente non è semplicissimo giocare quando trovi una squadra che viene a Frosinone per difendersi. L'abbiamo visto anche negli altri campi, l'Aquila ha vinto a Salerno, il Lecce che fatica con il Barletta. Insomma, è un campionato complicato e difficile. Frosinone è la squadra da battere, ma non vedo tutto questo allarmismo dopo 20 minuti che un giocatore sbaglia un cross o sbaglia un passaggio. Cioè, i ragazzi vanno aiutati, vanno sostenuti, perché non siamo la Roma che hanno visto ieri sera, che ha vinto 3-0 giocando un gran calcio. Troviamo delle difficoltà quando certe cose non ci riescono. Bisogna stare tranquilli, come abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti, a non perdere la testa, a non farci prendere dalla fretta, come avevo detto prima della partita. Bisogna stare calmi. Non abbiamo rischiato niente dietro, abbiamo creato comunque qualche occasione da gol. Alla fine io penso che sia un risultato meritato. Magari a tutte le partite soffriamo che non tirano mai in porta e noi creiamo 4-5 palle gol. C'erano momenti della partita che sicuramente gli attaccanti devono dare un po' di più in fase di rientro, ma io vedo una squadra che comunque subisce un tiro in porta, come è capitato a Nocera, come è capitato col Barletta, e che, ripeto, non è semplice giocare con squadre che stanno in 11 a difendersi. Neanche se mettiamo una squadra degli allievi in 11 dietro, si vedranno delle trame di gioco belle. Si vedono le trame di gioco belle quando va in vantaggio una squadra, magari tende a sbilanciarsi un po' di più, e lì gli devi fare male. Oggi è capitato che dopo l'1-0 si sono un po' più aperti la loro difesa, non era più a 5 ma si allargava, diventavano a volte tre difensori, e potevamo essere più cinici, quello sicuramente. Però pensiamo che siamo secondi in classifica, che veniamo da 4 vittorie di fila, e che se vogliamo raggiungere degli obiettivi abbiamo bisogno della gente che ci dia sostegno ed entusiasmo, così non si va da nessuna parte. Frosinone che crea tanto, subisce gol al primo tiro in porta. L'analisi di Stellone, Gabriele, almeno da questo punto di vista non fa una piega. Sì, ascoltavo le ultime parole, così non si va da nessuna parte. Insomma, c'era anche il riferimento al... ai tifosi, sì, tra poco sentiremo anche Leonardo Blanchard, che si è sfogato a nome di tutto lo spogliatoio giallo-azzurro su questo atteggiamento, chiamiamolo così, dei sostenitori del Frosinone. Gabriele, tu hai captato qualcosa ieri, qualche fischio magari? Qualche giocatore è stato particolarmente beccato, poi ho notato, insomma, soprattutto Frabotta in fase di insomma, ha sbagliato qualche appoggio e partiva qualche fischio, si è sentito, insomma. Non credo però, insomma, che il Frosinone non sia riuscito ad esprimersi al massimo, perché qualche tifoso fischiava, insomma, non voglio pensare questo, insomma, se no... Perché però, secondo te, Gabriele, da tifoso, perché il tifoso dovrebbe prendersela, visto che il Frosinone, insomma, è secondo in classifica? Uno vede la classifica, trova il Frosinone al secondo posto, ha vinto 4 partite su 6, è andato avanti in Team Cup, è andato avanti in Coppa Italia. No, è il discorso che facevamo all'inizio, no, Angelo? Insomma, al Frosinone, guardi i risultati, al Frosinone non puoi rimproverare assolutamente nulla, cioè, più di questo, insomma, credo che non si potesse fare. Ha lasciato per strada 5 punti, perché sì, la sconfitta, pareggio di Pisa, esatto, e sconfitta di Catanzaro. È arrivata unica squadra di Lega Pro a giocarsi la possibilità di arrivare addirittura agli ottavi di finale di Coppa Italia, quella dei grandi, quella di Serie A, addirittura contro la Juventus, se dovesse battere l'Avellino il 4 dicembre. I risultati sono straordinari, insomma.
Però il Frosinone non convince, al di là di tutto non convince, insomma lo ha detto lo stesso Stellone. Quindi si aspetta qualcosina di più? Io credo che le aspettative siano tante intorno a questa squadra, proprio perché ci si rende conto che la squadra è di altissimo livello, la squadra è buonissima, insomma. Vincere con un autogol al 90esimo contro una formazione che, insomma, sono pronto a scommettere, non c'entrerà i primi 9 posti, quelli validi per i playoff, insomma, credo che sia un po' pochino per questo Frosinone, ripeto. Proprio perché ci si attende tanto di più. Vediamo anche qualche, stiamo vedendo le immagini, vediamo anche qualche foto della sfida tra Frosinone e Paganese, foto rubata dal profilo di Instagram del Frosinone Calcio. Ci sono foto che riguardano il capitano Alessandro Frara che sta battendo il calcio di rigore che poi ha portato il Frosinone in vantaggio. Rigore tra l'altro calciato 2 volte, una cosa che non si vedeva veramente da decenni forse nei campi professionistici. Questo è Alessandro Frara che segna il gol che regala l'1-0 al Frosinone. Frosinone che poi attaccherà per tutto il secondo tempo, qui Aurelio che va via, poi metterà il pallone in mezzo per l'inserimento di Curiale, ma ci sarà il salvataggio di Pepe, se non vado errato, della Paganese. Poi nel finale arriva il gol decisivo del Frosinone, questa è l'esultanza dei calciatori del Frosinone. In primo piano c'è Cesaretti, dall'altra parte si vede Leonardo Blanchard che aveva calciato il calcio di punizione, tra l'altro Cesaretti che aveva propiziato il calcio di punizione. Questa è l'esultanza di Davis Curiale. Parlavamo dello sfogo di Leonardo Blanchard contro tra virgolette il pubblico del Frosinone. Blanchard che ne ha parlato nel post partita a nome di tutto lo spogliatoio del Frosinone. Lo andiamo ad ascoltare e poi torniamo in studio. Leonardo Blanchard. Innanzitutto vorrei dire una cosa, che parlo da parte di tutto lo spogliatoio e spero che queste parole vengano ascoltate da tante persone. Oggi neanche era iniziata la partita, che la gente dagli spalti ha iniziato a insultare noi, chiaramente, non so per quale motivo sinceramente, perché noi siamo tutti ragazzi, tutti professionisti, facciamo sacrifici, è bene che la gente se lo ricordi che è un lavoro, anche il nostro, anche se è un po' più avvantaggiato degli altri. E che soprattutto si ricordino di tifare la maglia del Frosinone, che noi ci mettiamo tutto quello che abbiamo nelle gambe, abbiamo nel cuore per cercare di vincere. Nessuno vuole perdere, nessuno vuole giocare male, nessuno fa le cose apposta o sbaglia apposta, cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, che tifino e che ci stiano vicino fino all'ultimo minuto, altrimenti è anche inutile andare a salutarli tutte le volte e ad applaudirli quando loro invece per 90 minuti ci massacrano. Ora, ma volevo dire questa cosa senza... Questo Leonardo Blanchard del post partita dei sostenitori del Frosinone. Ha parlato anche il presidente Maurizio Stirpe nell'intervista rilasciata come al solito il giorno dopo la partita alla Provincia Quotidiano. Vediamo la pagina della Provincia, una stagione importante si costruisce con i tifosi. Questo è il presidente Maurizio Stirpe, perché insomma c'è da chiarire anche la situazione legata allo sciopero della Curva Nord. Ieri si è sentita un po', Gabriele, la mancanza del sì, tifo caldo del Frosinone. Sì, più che sciopero bisognerebbe parlare di autosospensione, insomma sì. Nel comunicato c'era scritto questo. Io mi auguro, insomma, Angelo, pur rispettando insomma, la posizione dei tifosi, però mi auguro che qualcosa possa cambiare a breve, perché alla lunga insomma, questa situazione non aiuterà il Frosinone. Anzi, rischia di penalizzarlo. Eh sì. Sono d'accordo invece con Blanchard quando parla di insulti, i fischi sono ammessi, sono accettabili, il calciatore sa che può essere applaudito come può essere fischiato, ma gli insulti e le offese, insomma, quelle non sono assolutamente ammessi. Siamo ancora al 70%, ha detto il presidente Stirpe, sei d'accordo? Sì, me lo auguro. Io mi auguro anche che il Frosinone sia anche un po' più indietro, perché significherebbe che insomma miglioramento, insomma, sì, i margini di miglioramento che ci possono essere dei progressi consistenti, insomma. Mi sembra anche questo fatto, no, ne abbiamo parlato prima della squadra troppo lunga, può darsi che sia anche dovuto a una questione fisica, insomma, i calciatori, gli attaccanti non, a un certo punto della partita non ce la facevano, magari non ce la facevano a rientrare, per cui la squadra si allungava, insomma, quelle situazioni che succedono in molte squadre quando nei minuti conclusivi, insomma, quando subentra la fatica. Fernando, ci sono dei messaggi, vai. Sì, sono arrivati 2 messaggi, uno del nostro amico Gerardo D'Aprile che fa i complimenti alla trasmissione e fa un saluto particolare a Davide, ovviamente Gerardo che si aspetta che il Frosinone arrivi prima primo alla fine del campionato. E poi c'è un messaggio di Umberto: ciao fratellone, vada che bel, non so se si pronuncia così, penso sia
un amico di Davide che ti saluta in diretta, sì, spacchi lo schermo. Quindi è arrivato anche un messaggio su Twitter dall'official fan club del Frosinone che dice che Bertoncini è meglio dal vivo che in TV. Arrivano quindi messaggi su Twitter e su Facebook, grazie naturalmente. Vediamo la scheda di Davide Bertoncini, perché non è giocato ieri Davide, però insomma noi ti teniamo sempre sotto osservazione, visto che sei nostro ospite questa sera. Abbiamo fatto la scheda stagionale, tutte le gare che hai giocato con la maglia del Frosinone, 3 in campionato e 3 in Team Cup. 3 in campionato contro Ascoli, Pisa e Catanzaro, 3 in Team Cup contro L'Aquila, Modena e Cagliari. 570 minuti, perché giustamente erano 6x9,54, 540 minuti più i 30 supplementari contro il Cagliari. Qui sei stato bravo Fernando, perché non me ne ero accorto. Un gol realizzato contro l'Ascoli, tra l'altro il primo gol di stagione in campionato del Frosinone, gol decisivo visto che poi il Frosinone ha vinto di misura per 2-1. 3 ammunizioni, una in campionato presa a Catanzaro, 2 in Team Cup, Modena e Cagliari. Salterai la sfida di Avellino, peccato. Forse rientrerai con la Juventus, togliamo il forse, speriamo, dai. Sì. Con lui in campo, con Bertoncini in campo, 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Davide, come stai? Rientro in campo previsto per... Direi questa settimana. Quindi da domani torna ad allenarti con... Sì, dovrei, esatto. Quindi... Avevo grande voglia di giocare perché... È dura stare fuori. È dura, sì, è dura per tutti i giocatori stare fuori. Adesso, vabbè, siamo all'inizio, però, visto anche come è andata l'anno scorso... Tra l'altro, questo 2013 sei stato un po' sfortunato. L'anno scorso mi ricordo l'infortunio alla caviglia. Sì, l'infortunio quest'anno... alla caviglia, così è stato un po' lungo, però dai. Non voglio neanche pensarci perché non è giusto, quindi sono cose che succedono, fa parte del lavoro... Quindi bisogna solo guardare e lavorare per guarire il più presto e giocare. E tornerai sicuramente protagonista, Gabriele Frosinone, che domani riprende ad allenarsi al Casaleno. Casaleno che però è ancora chiuso ai tifosi. E sì, questo è un altro problema, tra virgolette. Sì, è un problema. Insomma, in una città, facendo la dovuta premessa, insomma, in una città che ha ben altri problemi, no? ben più gravi, insomma, un inquinamento... ai primi posti in Italia, una crisi economica, un tasso di disoccupazione elevatissimo, una crisi economica insomma che sta mordendo, sta toccando le famiglie in maniera particolare. Questo insomma è un po' l'ultimo dei problemi, però insomma va detto che questa situazione ormai insomma è diventata paradossale, perché comunque ufficialmente l'impianto del Casaleno è agibile, manca semplicemente una rete di protezione in alto, lì dove c'era la protezione, dove c'era la copertura una volta. Quindi manca questa rete, salendo i gradoni praticamente si arriva ad un muretto e poi c'è il vuoto, quindi per questo motivo insomma non viene... C'è poco comunque da fare, insomma, da quello che ho capito. Sì, bisognerebbe mettere una rete, insomma, un'inferriata, qualcosa del genere, insomma, il lavoro... Questo giustamente per permettere anche al tifoso di stare ancora più vicino alla squadra. Per permettere ai tifosi, credo, insomma, che alla fine la squadra potrebbe trarne anche beneficio, insomma, quei 2 giorni a settimana in cui gli allenamenti sono aperti per il momento solo per i giornalisti, insomma, poter avere i tifosi a contatto, i tifosi vicino, potrebbe essere importante. Diventa importante. Fernando, il tuo momento, top e flop, vai. E vediamoci le grafiche dei top e dei flop di questa sesta giornata del girone B di Lega Pro. Partiamo come sempre dai top. Eccoli qui, in porta Russo dell'Ascoli. Russo top perché ha parato un calcio di rigore nella vittoria dell'Ascoli. Poi Zanon del Benevento, Bartolomei decisivo nella vittoria del Pontedera contro il Pisa, poi Pomante dell'Aquila e De Agostini del Prato in gol anche lui, poi a centrocampo Montiel che ha deciso anche lui la sfida della vittoria del Benevento, Corapi dell'Aquila che è la terza settimana se non sbaglio inserito nei top, poi Frara del Frosinone, noi gli abbiamo dato la doppietta ovviamente. E poi davanti, Frara che è anche il capitano della top 11. Sì, il capitano della top 11, dai, va bene. Poi i top attaccanti, Fabinho del Perugia che ha segnato anche ieri, Vegnaduzzo che ha deciso la vittoria dell'Ascoli con Russo, il portiere. E poi Rashid Arma, Pisa che ha perso, però Arma continua a segnare sicuramente. Hai fatto un 4-2-4 anche tu, Sì, delle rivelazioni di questo campionato. E vediamoci invece i flop di questa sesta giornata. Ti aspetti i giocatori del Lecce? No, non ci credo neanche uno solo. Ah, uno solo, giustamente sì. Lecce che ha pareggiato, ha fatto il primo punto, però Ferreira Pinto non può, insomma, deve fare molto di più, anche ieri sostituito. In porta abbiamo messo Copri, verso il Perugia, espulso nel pareggio dei suoi. Poi Luciani della Salernitana, Scognamiglio che si è fatto l'autogol con Siniscalchi della Salernitana e Kosnic il terzino del Pisa a sinistra. In mezzo Martinovic della Paganese che, insomma, penso abbia toccato 3 palloni in tutta la partita. 10, sì. È stato il peggiore dei suoi, almeno a mio avviso.
Baccolo del Gubbio espulso all'avvio di secondo tempo, poi Ferreira Pinto, l'abbiamo detto, De Sena della Paganese che si è fatto l'autogol, poverino, Giovinco del Pisa e poi Ginesta della Salernitana. Questi i flop di questa giornata. Flop, c'è stato un caso nella giornata di ieri a Benevento, un caso legato a Felice Vacuo, tra l'altro ex attaccante del Frosinone. Possiamo vedere le immagini della contestazione che c'è stata ieri al termine di Benevento-Nocerina, perché Felice Vacuo al termine della partita ha salutato un po' troppo calorosamente, secondo i tifosi del Benevento, i suoi ex sostenitori, quelli della Nocerina. Benevento se la sono presa, anche perché insomma Felice Vacuo è il capitano del Benevento. È successo un po' di tutto, perché Felice Vacuo voleva addirittura rescindere il contratto con il Benevento. Qui lo vediamo sconsolato, c'è qualcuno che parla addirittura di un malore nel post partita dello stesso attaccante di Pompei, come detto ex Frosinone. Questa era la contestazione, i tifosi che attendevano Felice Vacuo all'uscita del Santa Colomba, e questi sono i cori, insomma, emblematici cori della tifoseria del Benevento. Tutto sembra rientrato alla normalità, anche se è saltata la poltrona del, aiutami, del DS, Fernando, sì, del direttore sportivo. Pastore è stato mandato sportivo via dal presidente Vigorito. Mentre resta sulla panchina del Benevento Guido Carboni, altro ex Frosinone che aveva anche lui minacciato l'addio in caso di rescissione di Felice Vacuo. Ciro Vigorito, presidente del Benevento, che ha parlato subito dopo la partita. Possiamo rientrare in studio, andiamo ad ascoltare allora le dichiarazioni flash del presidente del Benevento, che ha raccontato insomma l'episodio legato a Felice Vacuo. Andiamo un attimo a Benevento, vai. Credo che non sia sfuggito a nessuno, e se a qualcuno era sfuggito è stato, credo, abbastanza sufficiente quello che si è visto nel post-gara per capire che oggi abbiamo consumato qualcosa di grave, molto più grave che perdere una partita di calcio. Oggi probabilmente uno dei calciatori di Benevento, anzi togliendo il Benevento, con un fatto aggravato dal fatto che indossa anche la fascia di capitano, ha voluto esprimere un sentimento di gratitudine nei confronti di una tifoseria che per il suo l'aveva sostenuto l'anno scorso, senza rendersi conto per un attimo che quello che per lui era un gesto di ringraziamento diventava un gesto di offesa a quell'altra tifoseria. Questo è il presidente Ciro Vigorito. Pochi istanti fa sono arrivate però anche le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, proprio sul caso Felice Vacuo. Lo andiamo ad ascoltare. Sembra che la situazione stia rientrando di Vacuo. Mi auguro che rientri, perché io credo insomma che sia un bene per tutti, non solo per Felice, il fatto di poter giocare nella squadra con cui è iniziato il campionato e per la quale ha firmato un contratto e per la quale sta giocando, insomma, per il semplice fatto di aver salutato i suoi ex tifosi non credo che debba essere motivo di pressioni di questo tipo. Dispiace da parte nostra, perché è proprio quello che vogliamo combattere con questo livello di attenzione da alzare sistematicamente quando ci sono queste situazioni. Insomma, purtroppo non è la prima volta, anche nella stessa stagione che stiamo vivendo, che le pressioni dei tifosi fanno cambiare o determinano le politiche societarie. Gabriele, chiedo a te, una brutta pagina comunque. Eh sì, una pagina surreale, insomma, una cosa, un episodio. Io non ho avuto modo di vedere, ho fatto una ricerca, insomma, non ho avuto modo di capire, come dire, la partecipazione del saluto di Vacuo nei confronti dei suoi ex tifosi. Io ricordo Angelo, che qui ci sono stati Ivo Iaconi, Francesco Lodi, altri giocatori d'avversari che sono stati a lungo applauditi dalla curva, dalla loro ex curva, quando erano già andati via dal Frosinone. Loro hanno risposto con applausi. Ricordo Ivo Iaconi addirittura si recò proprio a ridosso della curva nord quando era tecnico dell'Ascoli, sì, il primo anno, diciamo il nostro secondo anno di Serie B, il primo anno del dopo Iaconi. Non ricordo insomma che le tifoserie avversarie abbiano avuto da ridire, da eccepire nei confronti dell'atteggiamento di questi tesserati. Vero è che da quelle parti magari insomma i rapporti tra tifoserie sono molto molto più tesi. E Vacuo poi, tra l'altro, è uno che insomma le squadre campane ha girate, tutte, sì, ha giocato anche nell'Avellino, insomma, e anche ad Avellino
non è che abbiano un buonissimo ricordo umano, diciamo così, di lui. Detto questo, però, insomma, mi sembra che la reazione dei tifosi del Benevento sia stata esagerata, sia stata eccessiva, insomma. Ma anche il presidente Vigorito l'ha presa malissimo, perché Vacco è stato confermato solo da un punto di vista tecnico, perché è un centravanti su cui il Benevento ha puntato il proprio mercato, e quindi è stato confermato perché il Benevento non ha alternative in attacco. Fernando, perché è quello poi che lascia perplessi, no? Cioè, se invece che Felice Vacco tra i primi tre bomber del girone fosse stato Pinco Pallino, riserva della squadra, cioè che succedeva? Vigorito l'avrebbe mandato via. È uscito il contratto, insomma. Sì, assolutamente. Non abbiamo visto i risultati della sesta giornata del campionato di prima divisione, li vediamo insieme, così chiudiamo questa prima parte. Come detto, il Benevento ha battuto 1-0 la Nocerino, un derby comunque complicato per i giallorossi di Guido Carboni. Ha vinto il Frosinone, che ha battuto 2-1 al Matusa La Paganese. Il successo più importante di giornata è senza dubbio quello del Pontedera, che ha vinto 2-1 sul campo del Pisa, decisiva una magia di Bartolomei al 94esimo minuto. Ha vinto l'Ascoli sul campo del Grosseto 0-0, come detto deludente, del Lecce di Franco Lerda, che conquista il primo punto in stagione. Vince anche in trasferta l'Aquila sul campo della Salernitana, occhio a Stefano Sanderra, perché insomma con Claudio Lotito non è che si può stare molto, molto tranquilli. Viareggio Gubbio 2-2, riposava il Catanzaro per una classifica che vede al comando la matricola terribile, il Pontedera, quota 16 punti, inseguita dalla coppia L'Aquila e Frosinone. Tra l'altro Pontedera, che tra due settimane arriverà qui al Matusa. Quota 11, scavalcata per il momento il Pisa, poi 10 Benevento e Prato, 9 punti per il Catanzaro, 8 per il Perugia, 7 per la Salernitana, 6 per l'Ascoli, 5 per il Grosseto, 4 per il Viareggio, 3 punti per Gubbio e Paganese, 2 punti per il Barletta, 1 punto per Nocerina e Lecce. Lecce che resta la grande delusione di questo torneo, imbattute ancora Pontedera e Catanzaro, che ieri riposava. Siamo arrivati e a proposito, sì, vai, di Sanderra, è arrivata invece la conferma, ecco, l'ho cercato adesso su internet e Lotito conferma Sanderra, però sarà decisiva la prossima gara, quindi la sfida con l'Ascoli decisiva per il destino di Stefano Sanderra. E quindi attenzione anche a Stefano Sanderra. Ci fermiamo per il primo break di questa puntata di Kickoff, poi torniamo, seconda parte interamente dedicata al nostro ospite Davide Bertoncini. Occhio Davide, perché ci sono tante sorprese per te, non ti anticipo nulla, però sorprese veramente veramente carine. Chiudiamo il primo blocco, Fernando, con il nostro esperto, oggi un esperto, con la E maiuscola. Fantastico, sì, con la E più che maiuscola, vediamoci l'esperto, dai, fatto. E vediamo l'esperto e poi rientriamo per il secondo, per la seconda parte di trasmissione, vai. Allora, con il nostro amico Giuseppe, ieri eri allo stadio, eri al Matusa per vedere Frosinone Paganese. Che Frosinone hai visto? Allora, diciamo un Frosinone fortunato, che non ha conquistato però la vittoria con merito, perché si è dimostrata una squadra ancora spezzettata, ancora in una fase di rotaggio, e che è ancora poca corsa. La dura realtà è che comunque questi sono punti che a fine campionato si dimostreranno molto importanti, quindi c'è stato domenica il Frosinone ha rischiato di perdere 3 punti con una squadra insomma alla sua portata. Giuseppe, dei singoli chi ti ha convinto di più? Dei singoli è indiscutibilmente Frara, che praticamente era in qualsiasi zona del campo e che a volte era costretto a correre per molti dei suoi compagni. E vorrei fare anche una considerazione riguardo due giovani come Guger e Frabotta, quest'ultimo a volte contestato troppo spesso dalla tifoseria e dal pubblico, nonostante invece sempre nei momenti di difficoltà ci ha sempre messo la faccia. Kicko! Cesaretti in area di rigore! Il pareggio del Frosinone! Davide Bertoncini, 1-1 al minuto 33. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weep in. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get. Seconda parte di trasmissione tutta dedicata al nostro ospite Davide Bertoncini. Davide, gialli, gol, c'è stata anche un'espulsione però. L'anno scorso con la bellina. Un po' dubbia però, me la ricordo. No, vabbè, era su una gomitata inventata. Penso, quindi. Quello è il primo, il secondo giallo era. No, il secondo giallo. Il primo giallo. Era il calcio di rigore.
Sì, mamma mia, sempre peggio, insomma, con l'Avellino. Vai, Fernando. Sì, andiamo, è arrivato un messaggio questa volta per Gabriele. Complimenti al direttore del sito a tutta pagina, Emilio Testa. E ti fai complimenti perché sei sempre obiettivo e puntuale nell'analisi. Sì, grazie. Ma devo chiamarti direttore, Gabriele. È un amico. No, assolutamente. Scherziamo, naturalmente. Solo questo è il messaggio, Fernando. Sì, c'era un altro post, eccolo qui. Ecco. Francesca Cavaliere. Davide, non mollare, non abbatterti mai davanti alle difficoltà. Noi sappiamo quanto vali, aspettiamo di rivederti in campo, impegnati come sempre fatto e pensa solo a dare il meglio giorno dopo giorno. Devi crederci sempre. E poi qui è scomparsa. Io ci credo, alla finale. È la mia ragazza. È la tua ragazza. Allora, la ringraziamo, grazie, naturalmente. Ringraziamo perché ci sta seguendo. Mettiamo un mi piace. Mi piace. Davide, la seconda parte inizia sempre con la nostra rubrica speciale, con il nostro Stefano Barletta, che ti paragona ad un grande della box italiana e straniera. E l'hai suggerito tu oggi? Oggi l'ho suggerito io, no, assolutamente. No, assolutamente, non so neanche chi è lo sportivo, io insomma. Nemmeno. E quindi vediamo la clip di Stefano Barletta dedicata al nostro Davide Bertoncini, paragonato ad un campione del mondo della box, e poi joystick in mano si inizia a giocare la sfida dello Stadio dei Pini tra Viareggio e Frosinone. Restate con noi 2 minuti con Barletta e poi andiamo con la gara, con Viareggio-Frosinone, vai! Davide Bertoncini è un difensore centrale, sicuramente arcigno, sicuramente affidabile, ma è anche dotato di una buona capacità atletica ed anche tecnica. Per queste ragioni, se lo dovessi paragonare ad un pugile, il pugile che mi viene in mente per questo paragone è sicuramente un grande, un grandissimo, anche se sempre rimasto dilettante. Parliamo di Teofilo Stevenson. Stevenson è stato uno dei pochi a vincere ben 3 Olimpiadi nella categoria del pugile. Pugilato nei pesi massimi. Iniziata la carriera nei primi anni 70, il pugile cubano, ritiratosi nell'86 dopo aver vinto per ben 3 volte a Monaco di Baviera nel 72, a Montreal nel 76 e nell'80 a Mosca le Olimpiadi per la categoria dei pesi massimi, e poi 3 mondiali nel 74, nel 78 e nell'86, 2 sempre nei pesi massimi e 1 addirittura nei super massimi. Ebbene, nonostante avesse questo score, non è mai diventato professionista. Questo perché la legge cubana proibiva lo sport professionistico, pertanto rimase sempre dilettante. Ma nel 1976, dopo aver vinto il secondo oro olimpico e già il secondo mondiale e diverse edizioni dei giochi panamericani, gli venne fatta la proposta da alcuni promoter americani di diventare professionista, una proposta che nessuno avrebbe rifiutato, ben 5 milioni di dollari, siamo nel 1976, per poter passare professionista e sfidare addirittura Muhammad Ali, che all'epoca era campione del mondo. Questo avrebbe permesso a Stevenson di essere il primo pugile nella storia a debuttare subito per il titolo mondiale dei pesi massimi. Ebbene, per tenere fede a quelli che erano i suoi convincimenti, Stevenson rifiutò e pronunciò in quell'occasione una frase che rimase celebre. Disse infatti: cosa valgono 5 milioni di dollari quando ho l'amore di 8 milioni di cubani? Sicuramente era un pugile elegante ma al tempo stesso potente. Piaceva questa sua storia a tratti molto commovente. Il rammarico è quello di non averlo visto combattere tra i professionisti in un periodo come quello degli anni 70, nei quali la scena dei pesi massimi mondiali aveva dei grandissimi protagonisti. Non c'era soltanto Muhammad Ali, ma quella era l'epoca dei vari George Foreman, Joe Frazier, Larry Holmes e Ken Norton, quindi grandissimi campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Stevenson sicuramente sarebbe stato all'altezza di questi, e i grandi intenditori di pugilato sono pronti a scommettere che qualora avesse fatto il passaggio al professionismo sarebbe sicuramente stato in grado di conquistare la cintura di campione del mondo dei pesi massimi, ma questo ovviamente non possiamo provarlo, siamo sul campo dei sedema, però sicuramente è una storia importante, una grande storia di sport. Questo è il servizio dedicato al nostro Davide Bertoncini, del nostro Stefano Barletta, Teofilo Stevenson, nome Bravo. Greco, cognome svedese, mi ha fatto pensare a Karasavidis, attaccante del Frosinone. Teofilo, infatti, però lui è cubano, va bene. Davide, lo conoscevi? Assolutamente no, credo. No. Assolutamente no. Siamo già pronti con Viareggio Frosinone, tutto è pronto per il calcio d'inizio, già vi vedo che vi state organizzando con le formazioni. Bene, Frosinone, in campo c'è Davide Bertoncini, naturalmente, anche se domenica non ci sarà.
però insomma noi l'abbiamo schierato nell'undici titolare, Frosinone con la classica maglia gialla, Viareggio con la maglia bianconera, si gioca allo Stadio dei Pini, bravo Fernando, hai fatto anche lo Stadio dei Pini, c'è il tutto esaurito, non penso che lo troveremo domenica, però insomma, Frosinone che l'ultima partita Fernando l'aveva vinta 1-0 contro la Paganese, aveva sofferto, però, vittoria sofferta, quindi è un segnale naturalmente. Andiamo con il calcio d'inizio, Davide, naturalmente dovrai starmi un po' ad ascoltare perché ci saranno delle domande normali per te, assolutamente non ti mettiamo in difficoltà. Allora Davide, difensore, è iniziato intanto Frosinone Viareggio, difensore classe 91, sei da 2 stagioni a Frosinone, come ti trovi in Ciociaria? Bene, è un'ottima piazza per un giovane che si deve mettere in risalto. Senti Davide, sì vai. No, è il secondo anno che sono qui, ovviamente conosco già un po' tutto l'ambiente dopo l'anno scorso e mi sembra, come ripeto, un'ottima piazza per me. Un ambiente quindi che ti piace, sei cresciuto nelle giovanili del Genoa dove hai avuto la fortuna, la bravura di vincere uno scudetto primavera con la maglia del Genoa, esatto. Finale mi sembra con l'Empoli. Sì, con l'Empoli. Ricordi di quella serata, di quella stagione comunque? Beh, mi ricordo che era una serata bellissima, tra l'altro un campo perfetto, c'erano tanti sostenitori venuti da Genova per seguirci e sembrava una partita, non di primavera comunque, che c'era veramente un tifo organizzato, diciamo, al nostro seguito. Sì, e poi anche comunque vedendo adesso i giocatori che c'erano mi fa ancora più piacere, capito? Tra poco te li facciamo vedere tutti insieme. Pubblico delle grandi occasioni, quasi un pubblico da Serie A, Davide. Tu l'hai sfiorato l'esordio in Serie A, vero? Sei andato in panchina poi? Sì, sono andato in panchina qualche volta. Con la Juventus anche, o sbaglio? Sì, a Torino. Sono andato in panchina contro la Juventus. E anche in Coppa Italia a San Siro con l'Inter. E diciamo che mi sono subito girato i due stadi più importanti, un pochino più importanti. Senti, tra i compagni di quell'avventura a Genova per 6 mesi c'era anche Robert Gucker, è nata un po' un'amicizia speciale con Robert che hai ritrovato poi qui in Ciociaria. Sì, certamente. Subito diciamo che non è che avevamo stretto... Era un po' antipatico all'inizio, vero? Sì, un po' sulle sue, come sono, hai capito, questi qui, i nordici. Sì, austriaci, tedeschi, sono un po' così, sì. No, perché lui, viveva... Lui era stato aggregato un po' più alla prima squadra, mentre io così ero più in primavera. Ah, quindi faceva anche il fenomeno lui, insomma. Sì, si presentava da noi magari per la partita al sabato e poi durante la settimana non c'era, si allenava un po' con la prima squadra. Ah, bene. E quindi... Hai capito, Roberto? Diciamo che però non è che ci aiutava tanto, ci metteva più in difficoltà. No, scherzo. Occhio. Di quel Genoa facendo parte anche Perin e Stefano Esciaravi, erano già fenomeni allora. Si vedeva che avevano buoni colpi, nel senso, poi uno gioca nel Milan, adesso non sta giocando, però gli auguro tutto il bene di ritornare più presto. Però... È il giocatore più forte con cui hai giocato, Stefano Esciaravi. Sì, ma insieme a lui ce n'erano tanti altri. Anche lo stesso Coffi, che adesso ha già un bel po' di partite in Serie A. Certo. Dal Genova poi sei passato al Piacenza. Com'è stato? Piacenza, che possiamo dirle un po' la squadra della tua città, no? Sì, perché certo. Della provincia di Piacenza. Com'è stato il salto dalla primavera, insomma, a un campionato di grandi, a un campionato importante come la Serie C? Quando te lo dicono, comunque c'è differenza tra primavera e calcio, il vero calcio, cioè quello... professionistico, tu magari non realizzi bene con me la differenza, poi quando ti ci trovi dentro te ne accorgi, nel senso a me è capitato di fare magari errori abbastanza banali in difesa e poi subire gol, capito? Mentre magari una partita di primavera te la gestivi, meglio e l'errore passava più inosservato, tra virgolette. Senti, c'è il rammarico che sia finita un po' male quell'avventura con il Piacenza? C'è il rammarico soprattutto... Tra l'altro giocava anche i Marchi, no? Sì, esatto, eravamo compagni lì. C'è il rammarico, sì, per come è andata, perché la retrocessione, poi il fallimento per una squadra, una città in cui ho vissuto 9 anni, mi sembra, 8-9 anni, fin da quando ero bambino, sì. Ok. Dispiace tanto. Intanto siamo ancora sullo 0-0, Fernando, partita bloccata anche questa, bene, sì. Non si sblocca. Poi l'anno scorso sei arrivato a Frosinone, c'era già Roberto Stellone, Frosinone che parte alla grande, inizia il campionato, è al primo posto della classifica fino a metà novembre, se non vado errato, poi c'è la lenta discesa. Quest'anno siamo partiti bene, differenze rispetto alla scorsa stagione?
Beh, sicuramente... Cioè una squadra speriamo... messa forse più forte, più consapevole dei propri mezzi. Vabbè, forse anche perché c'è un gruppo di ragazzi che comunque si conosce, questo è il secondo anno che è insieme. Quindi quello sicuramente è a nostro favore. Senti, poi non mi sento di fare altre differenze rispetto all'anno scorso, perché non mi sembra giusto. Sicuramente c'è ancora più voglia di riscatto dopo aver visto com'è finita l'anno scorso, però tutto qui. E il Frosinone che ti ha riscattato quest'estate, secondo te cosa ti manca? Cosa manca a Davide Bertoncini per fare il definitivo salto, per essere veramente maturo? Prima di tutto un po' di continuità sicuramente. Poi c'è tantissimo ancora da imparare, cose che magari si imparano direttamente stando sul campo, altre con applicazione e volontà sul campo d'allenamento tutti i giorni. Senti Davide, in allenamento è più difficile marcare Daniel Ciofani o Davis Curiale? Chi è più tosto tra i due? Sono due belli... Due bei cagnacci, Due bei cagnacci lì davanti. Che poi tra l'altro Daniel Ciofani l'anno scorso non ha giocato con il Frosinone alla gara di Perugia. Non c'era. Sì, esatto, non no, c'era. Mi sembra non c'era. Senti, no. Nell'ultimo mese invece hai marcato Babacar, Piniglia e poi Rashid Darmal, attaccante del Pisa. Chi è quello che ti ha creato un po' più problemi, che ti ha messo in difficoltà? Babacar con il Modena, Piniglia sì, esatto, nella sfida di Trieste e vabbè, Arma nella gara di Pisa. Piniglia, sappiamo tutti, è un grande attaccante, fa la differenza che nella sua squadra che nel Cagliari in Serie A. Quindi, però, vabbè, quelle partite... Te la sei cavata piuttosto bene. Penso di sì, di essermela cavata abbastanza bene, però questo non vuol dire, quindi sai, magari loro la prendono un pochino più sotto gamba perché dicono giochiamo contro una squadra categoria minore, quindi però fatto sta che alla fine abbiamo vinto. La partita più bella che hai giocato in carriera, qual è? La più bella in carriera come prestazione sì, o come emozione? Prestazione individuale. Sono molto contento della partita contro l'Ascoli, poi vabbè, anche sì, esatto. Senti, la maglia dei tuoi sogni, la maglia che vorresti indossare, quella maglia che sognavi da bambino di indossare, magari in Serie A, qual è? Quella del Milan. Senti, il tuo idolo da difensore, il tuo idolo, Cannavaro o Nesta? Chi scegli? Nesta. Nesta tutta la vita. Sì, e, l'obiettivo di questa stagione, personale, del Frosinone lo sappiamo qual è, personale? Personale è giocarmi quante più partite possibili, è quello. Il mio primo obiettivo è farle bene, cercare di fare il bene, ma non solo per me stesso, ma per la squadra, perché quando si ottiene un obiettivo tutti insieme poi ne va a migliorare anche il singolo, quindi... Il futuro di Davide Bertoncini sarà ancora a Frosinone? Ma questo non lo so, è ovvio che è un giovane... Fernando, 0-0. Che vuoi da me? 0-0. Questo difensore si difende è bene. È finita 0-0, Davide Bertoncini si è difesa alla grande. Chi è l'uomo partita? Bertoncini 5,5 però ha preso un faccio. Io gioco con gli altri. Non sei andato benissimo. Senti, Davide, secondo te, a parte la PlayStation, a parte questo 0-0, come finisce via Reggio Frosinone? Purtroppo non la giocherai, però insomma la guarderai da spettatore interessato. Come finisce? No, non mi piace fare troppi pronostici, però vabbè. Una partita dove, come sempre, scenderemo in campo con tanta voglia di mettercela tutta per vincere, ovviamente. Davide, l'ultimo pensiero prima del kick-off, prima del calcio d'inizio, qual è? Squadra in campo, cosa pensi in quel momento? Mangiamoli. Quindi pensi alla prestazione, non pensi magari, non lo so, alla famiglia, qualcosa? No, penso sono concentrato sul campo, sì. Intanto che Davide e Fernando tornano a posto, mi fate vedere anche qualche foto di Davide Bertoncini, perché oggi Davide siamo andati a curiosare sul tuo profilo di Instagram, ci sono foto di vita privata e foto anche del Davide Bertoncini calciatore, soprattutto con la maglia del Genoa, qui sei penso con la tua dolce metà che ci ha appena scritto, quindi la ringraziamo, faceva freddo però penso, perché insomma sì, siete tutte e due delle mie parti, diciamo. abbastanza coperti, andiamo avanti con le altre foto, qui sei con un cane e con la bicicletta, questa ce la devi spiegare tu, due passioni. Sì esatto, no vabbè questo è il mio cane Rupert, che Rupert, diciamo okay. Sì. A cui tengo moltissimo e poi vabbè la mia passione è quando sono a casa d'estate vado sempre a farmi sti giri in mountain bike. Hai anche solo. La passione per il golf? No, ci ha portato stato... Robert Cooker, vero? Esatto. Lo sapevo. No, questa è stata una giornata un po' alternativa qui a Fiuggi.
Come va con i gol? Non è andata benissimo, però. Questa invece è la foto di cui parlavamo prima. Questa è il Genoa schierata per la finale del campionato primavera. C'è Robert Gucker che si vede a fianco a Stefano Sciaravi, c'è Perin in porta, Cofie, c'è Davide Bertoncini seduto in basso alla vostra destra. Genoa che ha vinto il titolo di campione d'Italia battendo in finale l'Empoli. C'è anche un'altra foto piuttosto curiosa di Davide Bertoncini che in allenamento con la maglia del Genoa sta marcando, adesso arriva, no, non arriva, comunque stai marcando Rodrigo Palacio. Sì, attaccante sì. Del Genoa, insomma, prima abbiamo parlato di attaccanti, eccola qui. Qui stai marcando Rodrigo Palacio, penso siamo in preparazione, visto l'abbigliamento, altro sì, attaccante, insomma, fa, sì. molto forte. Fernando, ci sono altri messaggi? Sì, è arrivato un messaggio che è una sorta di risposta alle dichiarazioni di Blanchard, arriva dal nostro amico Davide. Vorrei ricordare all'amico Leo che questi discorsi non portano da nessuna parte. I tifosi che criticavano erano i soli 4 o 5, e riferimento è chiaro al settore distinti, quindi questa è la risposta di Davide all'esternazione che ha fatto. Diamo voce anche ai tifosi. A tutti, certo, mi sembra giusto. Davide, ma sai cosa pensano i tuoi compagni di squadra di te? Perché spesso ti dicono una cosa davanti e poi dietro ne pensano un'altra, lo sai. Vabbè, è così. Spesso è così, insomma. Vediamo cosa pensano di Davide Bertoncini, prima Massimo Zappio e Salvatore Aureli, e poi tutti gli altri. Vediamo. Preoccupati, Davide. Ho già paura. Comunque. Stai attento. Vai con Massimo Zappino e Sasa Aurelio su Davide Bertoncini. Vabbè, mo alla fine delle ultime partite sta giocando. Cioè, rimesso dietro con Piasi, se non ha rimesso questa porta, a me dà l'impressione di essere più sicura la squadra. Io stai scherzando, guarda che stanno facendo bene. Cioè, specialmente poi con Russo e Dario, poi quando giocava, meno male che giocavano loro, ha giocato Davide e Bertoncini, Davide. Vabbè, Davide anche l'anno scorso mi ricordo, sono state un paio di partite che un po' mi cagavo sotto. Infatti Dario. Però giustamente c'è Russo che sta facendo bene. Ora giustamente dipende da lui, a riconquistarsi il posto, non sarà facile perché secondo me il mister. Stravede per Russo e per Biasi. No, sarà soprattutto non stanno a dire. Ogni tanto parlando col mister, lui mi dice: allora come facciamo giocare lui o quell'altro? A me mi dà più fiducia Russo e Biasi che Bertoncini e Biasi. Cioè io per esempio, se devo incontrare, che ne so io, un difensore come Biasi o come Russo, non dice una parola, ma se devo beccare Bertoncini faccio 3 anni di contratto ogni volta il gioco, ma anche perché non è che anche per come giochiamo noi, che il miss vuole per dire che i difensori avanzano, portano palle e poi le devono subito beccare a lui oppure a Soldo. Cioè Davide Santo c'ha due banane al posto dei piedi. Infatti il giro palla dietro diventa più complicato. Ma il giro palla dietro è un pericolo, è quasi una o con gol o con Sarà al Milan. Beh, così. Vabbè, io spero che lui al più presto riesca a riprendersi e a riconquistarsi il posto, però come ho ripetuto prima non è facile. Mi auguro per lui, personalmente spero di no. Io sono un bastardo, ti voglio dire. Però che non mi sento, non c'è nessuno mi sta guardando. Però è così, poi non lo so, ragazzi. Dipende da lui e poi dal mister. Però ti ho detto, il mister non gli piace mai. Spesso che rimanga fra di noi. Quando hai le cose lì, non è di fare una bella trasmissione, non devi ammettere di parlare del Bertoncini, se no noi dobbiamo fare tutti, cioè, non è che possa parlare di te, lui e di Bertoncini. No, spinge anche tu a dire, guarda, Alberto non ce la fa, dice, a me l'ha detto... uscite lo spogliatoio che ancora non sta bene fisicamente, punta su Biasi e Russo che stanno facendo alla grande, altro che Bertoncini lascia stare. Adesso io questo per ieri parlando col direttore, con Salvini, e lui sembra che a gennaio vuole mandare via. No, io ho sentito che di Bertoncini, il primo che ha chiesto su Bertoncini come sta, il per il direttore, per me è Davide, per la nuova società, se riusciamo a fare uno scambio facciamo volentieri, perché ti ho detto non è affidabile, non dice una parola, non ci pagliato io, non dice una parola, ci sta, ma capito, fisicamente sembra un tossico pure questo, ma vabbè, facciamo parlare fra di noi, no? Non è un tossico, non ci sta niente, altrimenti ci stanno i contratti, ma veramente, ma di tutto.
che si dà veramente la mostra, che sennò la prossima partita gioca vestisce da due a chi vuole. Davide, ti lascio a te ogni commento perché io non ce la faccio sinceramente, vai. No, vabbè, col Blues Brother lì, con Aurelio. No, poi ci vediamo lì in campo, nell'allenamento. Infatti spero di tornare direttamente domani. Se domani fai la partitella, quindi... Sticca prenotata per Aurelio. Sì, dai. Occhio che Aurelio salta via Reggio Casinone. Arriva, arriva la sticca, sa. No, non dai, solo però, vai. Con Massimo invece devo studiargli qualcosa. Massimo forse un calcio d'angolo magari, gomito alto là. No, poi... Quello no, ci vuole qualcosa di più creativo. Sì, ma non solo loro, Davide, non solo loro, perché sono anche altri. Sono anche tutti, come abbiamo detto, Davide, voglio dire una cosa io. Vediamo gli altri, vediamo anche gli altri che parlano di Davide Bertoncini e poi li commentiamo, vai. Oh, vai. Berto, mo che non ti vieno più i crampi, non ti riconosco. Comunque, dicono tutti, sei uguale a Rocky Balboa. Ciao. Oh Davide, mo ti devo dire una cosa perché mi sei rotto i cazzo veramente. E capisco tutto, siamo in camera tutto l'anno, però cioè, non ha senso fare finta che ti sei stirato, ti sei fatto male. Se non c'è più voglia di stare con me in camera, basta dirmelo e mi cambio. Oh Berto, ti ho visto bene in piscina col costumino Brasil, perché non cambi sport e fai il nuotatore? Berto, c'è proprio un gran capello, cioè alle partite le ragazze guardano tutte te, è una cosa allucinante. C'è sto ciuffo, si capisce come... Sei proprio al centro dell'attenzione. Berto, sei un bravo ragazzo, perfetto, però il primo gol stagionale qui contro l'Ascoli, soltanto così, non ho mai vista, male. Recupera con calma, tanto come vedi i risultati ci danno ragione, non servi. Ciao! Anche la frecciatina del capitano, è bene, dai, quindi allora un po' Rocky Balboa, un po' Zapata del Milan, eccetera, ti hanno massacrato. No, domani sarà un bel giorno, domani ritornare bene. Sì, vediamo insieme il programma della settima giornata del campionato di prima divisione, perché domenica si farà sul serio con il Frosinone impegnato a Viareggio. L'anno scorso il Frosinone ha perso tra l'altro 2-0 a Viareggio nell'ultima giornata di campionato, l'ultima giornata in cui Gucker riuscì a farsi ammonire da diffidato, diciamola tutta, dai. Vediamo il programma: Viareggio Frosinone, poi Ascoli Salernitana, Gubbio Benevento, L'Aquila Grosseto, Nocerina Catanzaro, Paganese Lecce, Perugia Pisa, che è il big match, la riproposizione della semifinale playoff, sì, della scorsa stagione, e Pontedera Prato. Gabriele, che partita ti aspetti a Viareggio? Altra gara complicata per il Frosinone. Intanto possiamo vedere anche le immagini della gara dell'anno scorso. Sì, una partita, insomma, credo e spero che, insomma, quel risultato che sorriderà al Frosinone, insomma, Viareggio mi sembra un'altra di quelle squadre, insomma, che non punterà all'obiettivo dei playoff, per cui credo che la squadra di Stellone abbia tutte le carte in regola per ottenere il bottino pieno anche su questo campo. Bisognerà vincere, perché poi nella partita successiva arriva il lanciatissimo Pontedera. Ecco Gabriele, Viareggio-Pontedera è il primo step comunque significativo, importante del campionato. Sì, diciamo che Angelo, secondo me dopo la partita col Pontedera si potrà fare il primo bilancio serio di questa prima parte di campionato. Insomma, potremo capire dopo queste due partite di che pasta è fatto il Frosinone, insomma, qual è il suo peso specifico, che ruolo potrà recitare in questo campionato. Insomma, c'è Igli Vannucchi, la grande stella del Viareggio, è il pericolo numero uno, Davide, un giocatore comunque di qualità importante, di qualità di categoria superiore sicuramente. Sì, sicuramente un giocatore da tenere d'occhio e da marcare con una certa attenzione. Insidie che può nascondere questa gara, Gabriele, la gara di Viareggio? Probabilmente forse troveremo una squadra meno chiusa, magari, perché comunque giocano in casa. Credo di sì, anche se poi insomma loro in casa non hanno questo pubblico, certo, che li trascina, insomma, giocano quasi come se fosse uno stadio a porte chiuse, insomma. Probabilmente lo dirà Stellone, sicuramente, insomma, presentando la partita, il rischio maggiore è quello di sottovalutare l'avversario, insomma, in questi casi quando c'è divario tecnico tra due formazioni, il pericolo maggiore è proprio quello. Secondo te, Gabriele, altro cambio di modulo? Il Viareggio gioca nel trequartista, c'è Vannucchi. Ma io, per carità, cioè, su certi discorsi mi avventuro in punta di piedi, perché insomma l'allenatore potrebbe giustamente rispondermi o risponderci a noi come giornalisti, come categoria,
vai a frequentare il corso di Coverciano, no? È quello il discorso. Io però da tifoso, dovendo vedere un Frosinone, il mio Frosinone ideale è quello con il 4-3-1-2. Io sono convinto che questa squadra possa esprimersi al massimo con un trequartista soddimo, nella fattispecie, okay, dietro le due bocche da fuoco Curiale e Ciofani. Sono convinto che questo sia il modulo tattico ideale del Frosinone. Stellone però fino a questo momento ha provato diverse soluzioni, non ha fatto ricorso a questo, lui sicuramente ne saprà più di me. Sono convinto invece, parlando di quelle, diciamo, di quelle che sono le possibili previsioni, che col Viareggio si tornerà col 4-3-3. Queste intanto le immagini della gara giocata lo scorso 12 maggio allo Stadio dei Pini di Viareggio. Davide Bertoncini, puoi andare a firmare la maglia del... Adesso puoi andare, ci ho provato un paio di volte. Puoi andare a firmare la maglia del Frosinone, quindi ci sarà anche la firma del nostro Davide Bertoncini. Pronti, flash alle nostre spalle. Abbiamo questa sera un grandissimo fotografo, un fotografo d'eccezione. Ecco la firma di Davide Bertoncini sulla maglia del Frosinone. Ci sono tutte le firme: Cesaretti, Soddimo, Zappino, Frabotta. Ci sono veramente tutte. Fernando, ci sono altri messaggi? Così andiamo in chiusura? No. Non ci sono altri messaggi, quindi siamo veramente in chiusura. Davide, grazie. E no, grazie ti chiedo perdono naturalmente per questo scherzo, perché li abbiamo quasi costretti tutti quanti. Però puoi vendicarti, vai tranquillo. Sapere queste cose. Grazie a Davide Bertoncini. Gabriele, grazie. Tornerai a trovarci sicuramente. Grazie a te, Angelo. Grazie a Fernando. Tre cose brevissime. Allora, ci stanno seguendo i ragazzi di Frosinone Solo per Noi. Li saluto, in particolare Maria Teresa e tramite lei tutti i sociari che vivono fuori dalla nostra provincia. Ci uniamo anche noi a questi saluti. La seconda, stiamo parlando di calcio, di pallone, come mi piace chiamarlo, in riferimento in particolare all'episodio di Benevento. Insomma, purtroppo il nostro paese sta vivendo cose molto, molto più importanti, molto più serie. Insomma, i veri problemi sono altri, per cui cerchiamo di vivere questo sport con la necessaria serenità. Terza e ultima cosa, sono stato davvero molto bene. Grazie. E ti ringraziamo, Gabriele, di questo ti ringraziamo. Tornerai naturalmente a trovarci. Fernando, siamo in chiusura, ci vediamo venerdì con kick-off anteprima e poi dopo la partita ci ritroviamo lunedì sera qui per in mezzo però andiamo a Viareggio. No, non me la sento di fare la scucchiaiata, ragazzi. No, ancora no. Siamo veramente pessimo, siamo veramente arrivati in chiusura. Prima di chiudere però i low lights di Luca Versa, le immagini più belle della sfida vinta dal Frosinone contro la Paganese, gol ma non solo, tutte le più belle giocate dei 90 minuti del Matusa. Poi al termine c'è la partita integrale Frosinone Paganese. Noi ci vediamo venerdì sera con l'anteprima kick-off nel formato classico. Torna invece lunedì alle 21:10. Grazie, buona serata. Ciao ciao. Sette vittorie su 9 partite giocate in stagione. Un treno in corsa che non vuole fermarsi, non vuole rallentare, perché la strada è ancora lunga e l'obiettivo è ancora tanto lontano. È lo stadio Matusa, è la sesta giornata del campionato di prima divisione. È Frosinone Paganese. Buon pomeriggio da Angelo Battisti. Buon pomeriggio da Fernando Cellitti. Suggerimento in avanti per Novotny, chiude bene Dario Biasi, non c'è fallo, finisce a terra il numero 9 della Paganese. Novotny anticipa Russo, poi in seconda battuta c'è Matteo Ciofani, si va da Daniel Ciofani che prova a girare, l'intervento da parte di Panariello, poi errore della difesa della Paganese, prova a partire Curiale, non è riuscito a stoppare in corsa il pallone. Questa poteva essere la prima vera occasione del match. Su di lui c'è Frara, poi ancora Velardi, il cross di Meola, Russo con il piattone, sventa la minaccia. C'è uno storico gemellaggio che lega le due tifoserie, quella del Frosinone e quella della Paganese. Intanto Aurelio, eccolo qui, Caccellera sulla destra, va via Aurelio, messo giù, si continua a giocare. Ma perché ha fischiato? La chiusura poi da parte di Iraci che rilancia e regala il pallone a Matteo Ciofani. Insiste il Frosinone sulla destra, ecco Aurelio. Sulla tre quarti Aurelio prova ad accentrarsi adesso, altra finta, ancora Aurelio, fa tutto da solo, la mette in mezzo sul secondo palo. L'anticipo di Pepe su Curiale che era lì a due passi, sull'altra splendida iniziativa sulla destra di Salvatore Aurelio. La partita in favore del Frosinone. Prova ad attaccare la Paganese, buono il break di Robert Cucari in mezzo al campo. Parte Daniel Ciofani, il pallone è troppo lungo per l'attaccante del Frosinone. Cenno di intesa però, Gucker Ciofani.
Poggi in mezzo per Frara, movimento di Curiale, si accentra Aurelio, Frara prova a far tutto da solo, poi apre a sinistra per Soddimo, sta arrivando anche Blanchard, busta di Soddimo che calcia con il destro. Ancora Velardi che attacca, prova a puntare Frara, Velardi sovrapposizione di Meola, Velardi va al cross in aria, Zappino esce bene. Di venerdì scorsa non c'era inferiore, William fa via Blanchard, William in area di rigore, la mette all'indietro, Gucker salva tutto su Martinovic, che viene anticipato da Meola, quindi Pepe, Velardi, alza il pressing Frara, mezzo al campo riesce ad uscire però bene, palla al piede della Paganese, poi break di Russo per Soddimo, che attacca sulla sinistra, duello con Pepe, Soddimo lo punta, gran numero di Soddimo, entra in area Soddimo, finisce giù, calcio di rigore per il Frosinone, la magia di Danilo Soddimo. Va Frara, con il destro, e il Frosinone è in vantaggio, Alessandro Frara al 23esimo, 1-0. Velardi ancora, un po' di spazio, adesso Velardi prova ad accentrarsi, Velardi, chiusura di Frara, contropiede del Frosinone con Davis Curiale, 4 contro 4, sta rientrando Franco, ancora Curiale che tenta addirittura la battuta a rete dalla tre quarti, qui ha esagerato. Bentornati al Matusa, secondo tempo della sfida tra Frosinone e Paganese, forse è uno schema quello della Paganese, va Meola, Zappino con calma, controlla il pallone, si fa vedere subito Soddimo, contropiede del Frosinone, sta arrivando addirittura Biasi, siamo 4 contro 3, attacca Soddimo, in mezzo Curiale, c'è Biasi largo, Soddimo fa tutto da solo, va da Biasi, la rimette all'indietro per Soddimo, zona tiro, Soddimo, messo giù, si gioca, Soddimo calcia sul corpo di Pepe. Curiale in area di rigore, Curiale la mette all'indietro sul secondo palo, non c'è nessuno, poi batti e ribatti Pepe Panariello e forse un braccio in mezzo all'area, l'arbitro però ha lasciato correre, Novotny. Soddimo va dentro da Curiale che forse ha sbracciato troppo, l'arbitro lascia correre, ancora Frosinone con Frara, pensa al tiro Frara, apre ancora per Altobelli. Altobelli largo per Soddimo, di prima intenzione ancora per Altobelli che è in area di rigore, Altobelli prova a guadagnare il fondo, è sfortunato nel rimpallo, Altobelli. Riparte Iraci, Altobelli scivolata, rimessa laterale per la Paganese. Blanchard attacca a sinistra, va da Cesaretti, controlla Cesaretti, prova ad andare via, ottimo lo spunto di Cesaretti, va in mezzo da Curiale che finisce giù, non c'è fallo, batti e ribatti, si salva la Paganese che spazza via ancora. È bravo Biasi in anticipo per Cesaretti che allarga ancora a destra per Frabotta. Questa volta la controlla bene, riesce anche a passare Frabotta, zona cross, arriva il traversone di Frabotta per Pepe. Che ha anticipato bene ancora Curiale, altra rimessa in zona d'attacco per il Frosinone. Blanchard va il pallone dentro, la tocca Frara! Il gol del Frosinone! Il gol del Frosinone! Ha segnato non so chi, forse Ciofani, forse Biasi, non lo so. Il Frosinone è passato al Matusa. 2-1 al 91esimo, il gol del Frosinone. Zappino richiama i suoi, vuole un uomo in barriera, ultimo assalto della Paganese, c'è anche Svetkauskas, il portiere in area di rigore, pallone dentro, Curiale allontana, poi la conclusione di Raci, palla sul fondo, è finita il Matusa, il Frosinone batte 2-1 la Paganese e conquista 3 punti d'oro, 3 punti d'oro.